Antonio Paiuso, sono qui a questo incontro un po' in rosa, come controparte, insomma, essendo anch'io una persona che gravita attorno al mondo del libro, della cultura, scrivo per alcuni blog, alcuni giornali di cultura, recensioni di libri, quindi sono qui per parlare e confrontarmi con esponenti dello stesso campo e dell'altro sesso. Sì, posso dire che in Italia comunque si legge, forse non si legge per quanto si pubblica. Essendo anche nel mondo un po' dell'editoria, posso dire che si pubblica tantissimo, ma poi i libri in proporzione sono letti assai meno, perché effettivamente ce ne sono forse tanti. Per quel che riguarda il cartaceo e ebook, io avendo lavorato anche al sistema bibliotecario Lametino qui a Lamezia, posso dire che ancora il libro cartaceo va per la maggiore perché è anche un fatto, secondo me, un feticcio, ecco, il libro. L'odore che può emanare un libro, la carta, il colore avorio. Lo sfogliare sono cose che purtroppo la tecnologia non potrà mai replicare. Quindi sì, sicuramente le nuove generazioni per un motivo economico, anche pratico, si affidano un po' a leggere ebook, dico anche naturalmente, però ancora il libro, ecco, un po' per gli appassionati veri della lettura vince e credo che vincerà sempre.